Vediamo un po'. Ciao, benvenuto e benvenute. Ciao, mi dispiace aver perso la diretta su TikTok, Vanessa. Cercherò di recuperarla. Anzi, ti chiederei di pubblicizzare le tue dirette anche qui su Instagram affinché noi non ce le perdiamo. Prometti. Oh, visto che manca un minuto a quello che dovrebbe essere l'orario di appuntamento della nostra diretta, buon pomeriggio a voi. Che cosa facciamo? Allora, prima di tutto, io ho il telefonino qua e il computer di fronte a me perché è da computer che risponderemo insieme a quelle che sono le domande di Mini Interno. Non so se avete già visto. Guarda, Vanessa, circa la pubblicizzazione delle live, lo capisco, perché a volte succede che improvvisamente ho del tempo libero e mi verrebbe la voglia di fare una live studio, eccetera. Però a volte evito di farla proprio perché non l'ho pubblicizzata e non l'ho detto in anticipo. E paradossalmente mi risulta molto difficile a volte programmare così in tanto anticipo una live. Quindi credo che potrò anche io andare così, insomma, fare la live, chi c'è, non c'è, non c'è, ma non lo trovo a volte giusto, devo essere onesta, eh. Non lo so. Ci sto pensando a questa possibilità di poter fare le live così estemporanee, senza alcuna programmazione. Vediamo. Ben ritrovati a voi tutti. Ci sono un po' di persone nuove e io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Ringrazio voi per la partecipazione. Comunque, leggendo i dati, mi sono resa conto che la live di solito viene comunque fatta e a volte ci sono pochissimi partecipanti. Ma viene molto vista dopo, quindi tutto sommato c'ha senso. Come state? Spero bene, spero che sia una fantastica giornata con voi. Ormai sta diventando un tormentone, che a volte anche i miei ragazzi sono in classe perché alcuni di loro mi seguono qua sui social. Buon pomeriggio. Alcuni ragazzi mi seguono sui social, quindi giustamente mi incontro e fa: professoressa, buongiorno, buona giornata. Come state? Tutto bene? Quindi è diventato più o meno un tormentone. Un tormentone che, devo dire la verità, augurare tante belle cose, augurare le cose belle alle persone che ci circondano è sempre una gran bella cosa. Lo trovo un atto di grande positività. Allora, veniamo al dunque, cerchiamo di capire che cosa faremo oggi insieme. Ciao Danielita. E ciao anche ad Adriana, ben trovate. Che cosa faremo quest'oretta in diretta? Quest'oretta in diretta. In quest'ora in diretta cercheremo di rispondere insieme a quelle che sono le domande di simulazione del concorso TER. Non so se vi siete resi conto, ma su Mini Interno c'è un fantastico simulatore proprio dedicato al concorso straordinario TER. Anzi, ecco, che viene chiamato qui concorso straordinario TER. Bacione a te. E grazie per tutte le volte che mi scrivi, per tutte le volte che mi mandi le tue belle parole, per tutte le volte che mi mandi le vibrazioni positive. Io ti ringrazio. Se non ricordo male il tuo nome è Pina, ma non vorrei fare una gaffa. Aiutami. Che cosa faremo oggi? Cercheremo di rispondere insieme anche. Chissà di ricavare la risposta, di ricavare la risposta a
ad una domanda che non sappiamo rispondere. E proprio oggi, che è 5 ottobre, vi chiedo scusa dei rumori in sottofondo, ma a quanto pare tutti a quest'ora lavorano ardentemente. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del concorso straordinario Ter. Sono sulla pagina di Mini Interno e qui c'è un ottimo simulatore. Tra i simulatori che io utilizzo, ma non adesso in modo, come dire, non quotidianamente, ecco, così come si dovrebbe fare nel momento in cui ci si prepara ad un concorso. Perché, ahimè, non vi nascondo che adesso ho proprio difficoltà a dover studiare continuamente, con costanza e con forte metodo, perché ho problemi di salute che sto affrontando e a volte mi risulta anche difficile stare in piedi. Quindi diciamo che per poter stare in piedi i giorni che devo andare a scuola c'è tutta una preparazione di base di un certo tipo, un combo di medicinali e varie cose. Quindi, ahimè, spero di riuscire ad ottimizzare quei pochi momenti di lucidità mentale, di meno stanchezza fisica, eccetera, per poter poi affrontare lo studio quotidiano. Detto questo, di questa parentesi personale, che cosa faremo insieme oggi? Trascorreremo insieme un'oretta e non di più, perché ho tutta la famiglia che mi reclama, dove cercheremo di rispondere insieme alle domande del concorso straordinario Terra. Ovviamente, come l'abbiamo già fatta questo tipo di diretta, e vi è piaciuta particolarmente. Ho il PC di fronte e ho Instagram anche da PC. L'altra volta sono riuscita a inoltrare. Ecco qua, sono entrata da PC. Anche Minore terra. devo Ovviamente togliere come. l'audio, altrimenti mi viene rimbalzo. E da computer io vi inoltrerò tutti i link e tutte le cose che possono esserci d'aiuto per lo studio. Allora, non sappiamo rispondere a quella domanda? Ok, andiamo a guardarci l'argomento corrispondente. Questa metodologia di studio funziona se avessimo un anno di tempo. Secondo me, cioè se avessimo un anno di tempo andrebbe perfettamente così ed è un metodo molto molto utile nel momento in cui abbiamo a che fare con la ripetizione. Io ovviamente ho il mio fantastico bicchiere rosso con la mia tisana e quella che sto bevendo adesso è un infuso di curcuma, aloe e zenzero. Per chi non mi conosce, sapete bene che sono una mega super appassionata di tisane, tè. Anzi, sono proprio una cultrice della materia. Cerco di assaggiare quante più tisane e tè che provengono da tantissime parti del mondo. Potrei anche sponsorizzare tisane e tè, voglio dirvelo, sappiatelo. Ve li consiglierei tutti. Perché secondo me a volte prendersi del tempo per sorseggiare qualcosa di caldo e di tenerlo così tra le mani è un momento di, come dire, di cura personale. Antonella dice: i concorsi spuntano sempre in momenti poco opportuni. Può darsi, però sono comunque dei treni. Sono dei treni che arrivano e che noi con il biglietto dobbiamo assolutamente prendere. Quindi, quando dico con il biglietto, dobbiamo prendere in considerazione il fatto di quali sono i nostri prerequisiti e dobbiamo assolutamente fare in modo di viaggiare su questa corsa, su questi treni, nel miglior modo possibile ed equipaggiati adeguatamente. Questo è il mio punto di vista. E nel caso andasse male, pazienza, ne aspetteremo degli altri, ci prepareremo nuovamente e li faremo senza demordere mai. Perché proprio oggi, che è la giornata del 5 ottobre, che è la giornata nazionale, credo anche internazionale, ma credo nazionale della festa degli insegnanti, forse è arrivato un attimo il momento di ricordarci il perché noi vogliamo fare questo lavoro, il perché noi vogliamo insegnare, il perché vogliamo farlo.
Molto probabilmente noi vogliamo insegnare e vogliamo diventare docenti di ruolo perché è un lavoro che ci consente di coniugare perfettamente famiglia, passioni ed è il lavoro che restituisce, secondo me e a mio avviso, il senso più completo. È il senso più completo di quello che fai. Sono d'accordo con te, come ben dicevi, il tempo per studiare è poco. Mi riferivo di più a quello. Ma pazienza, ci proviamo. Sì, Antonella, sono d'accordo. Ma credo che ogni volta che ci sia il concorso alle porte sia così. Perché noi sappiamo della possibilità di questo concorso già da giugno. Io ho lanciato operazione, io supero il concorso già da giugno. È già da giugno che inoltravo questa mail settimanale di preparazione, eccetera. Addirittura inizialmente il concorso doveva essere scusatemi. Che cosa è successo? Avete visto un attimo il mio meraviglioso ferro da stiro che mi aspetta e che grida: vieni a stirare! Secondo te quando uscirà il bando e quando ci saranno le prove? Grazie di questa diretta. Di nulla, Katia. Allora, riguardo a secondo me. Onestamente non lo so, me lo aspettavo già tempo fa, me lo aspettavo già a fine agosto. Credo davvero che manchi poco però, soprattutto se tutto deve concludersi entro dicembre. E nel caso ci sia più tempo lo dobbiamo considerare positivamente, perché più tempo abbiamo per poter studiare e mirare a quello che è il nostro obiettivo. Di solito, una volta uscito il bando, intercorre dai 15 giorni al massimo di un mese per le prove. Almeno così è stato per lo scorso concorso. Pensate che il bando uscì a gennaio, no, fine gennaio più o meno, se non inizio di febbraio, e la mia prova, quella di storia e filosofia del concorso, si ebbe il 17 marzo, una data che ricordo con molto orrore, perché legato ad un momento privato della mia vita personale molto, molto brutto. Vabbè, voi sapete che io ho avuto questa gravidanza a rischio l'anno scorso mentre aspettavo Meraviglia, e il 16 marzo era il giorno in cui avevamo ricevuto una notizia molto, molto, molto devastante circa la salute di Meraviglia nel mio grembo. Quindi per me affrontare il concorso in quello stato, con quell'ansia, con quella cosa, è stato molto, molto, molto difficile. Ci sono comunque andata come responsabilità di tutto un percorso, eccetera, però mi è pesato tantissimo. Va bene, detto questo, vi dico come procediamo adesso. Sono le 16:42, andiamo direttamente al dunque. Ovviamente lo dico a tutti, la diretta verrà salvata. La diretta verrà salvata senza alcuna difficoltà e proprio nel mio feed avete un video esplicativo su come trovare le dirette salvate. Quindi non, io sono raffreddatissima, vi chiedo scusa per questa voce un po' così. Allora, io sono, vi ripeto, mi dispiace non guardarvi qui negli occhi, ma guardare il computer dove seguo la diretta Instagram, perché attraverso il computer io posso inoltrarvi dei link di approfondimento, i materiali didattici, eccetera. E poi leggo quelle che sono le domande presenti su Mini Interno. Su Mini Interno c'è uno speciale quiz concorso straordinario Ter. C'è scritto che tutti i quiz, salvo in alcuni casi speciali, vengono proposti in ordine assolutamente casuale, sia per quanto riguarda la numerazione dei quesiti, sia per quanto riguarda la disposizione delle risposte possibili. Sono contenute circa 5.892 domande. Già se uno riesce a farle tutte, secondo me già sta a buon punto. Vediamo quale tipo di. Io vi saluto a tutti coloro che stanno entrando adesso. Ci facciamo una modalità trainer. Siete pronti? Ecco qua. Allora, difficoltà oggettiva 2 su 10.
È una domanda di didattica. Allora, quale delle seguenti metodologie didattiche consiste in particolare? Ecco, io vedo se riesco ad incollarvi la domanda e a metterla qui su Instagram. Quale delle seguenti metodologie didattiche consiste in particolare nell'esaminare la realtà delle interrelazioni di tutti i suoi elementi? Superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline, settorializzata, no, non va più, molto lunga questa domanda. Settorializzata delle discipline. Vediamo un po', ecco qua. Allora, vi ho scritto anche qui nella diretta quello che sto leggendo su Mini Interno. Ripetiamo di nuovo da capo quella che è la domanda. Quale delle seguenti metodologie didattiche consiste in particolare nell'esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline? A. Storytelling, B. Circle Time, C. Flipped Classroom, D. Interdisciplinarità. Allora, che cosa ci chiede la domanda? Che è la cosa fondamentale. Che cosa ci chiede la domanda? Quali delle seguenti metodologie didattiche consiste in un esame della realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline? Lo sto risolvendo. Matteo Saudino qui con noi, ma che grazie! Benvenuto! Il professore Saudino io lo seguo fortemente perché i suoi contenuti sono meravigliosi. E vi consiglio vivamente, soprattutto i suoi podcast. Ciao, prof. Grazie per essere qui. Allora, per coloro che si sono aggiunti adesso, noi stiamo in questo momento cercando di rispondere ad una domanda a risposta multipla, presa da Mini Interno, di nulla, prof, di nulla. Visto che insegno anche io le sue materie di storia e filosofia, posso dirle che i suoi contenuti sono molto completi, e molto utili. Anche a noi della stessa disciplina, anche a noi insegnanti. E io continuo a salutare tutti coloro che si sono aggiunti adesso e torniamo a quello che stiamo facendo noi. Quale delle seguenti metodologie didattiche consiste in particolare nell'esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline? A. Storytelling, B. Circle Time, C. Flipped Classroom, D. Interdisciplinarietà. Vediamo se qualcuno vuole cimentarsi nella risposta. Sono le 16:48. Vediamo un po'. Vediamo se lo riesco a fissare. Ahimè, non riesco a fissare. La domanda, la ripeto per l'ultima volta, quale delle seguenti metodologie didattiche? Sì, Pina, sono d'accordo con te, anche io direi di la C. Allora, quale delle seguenti metodologie didattiche consiste in particolare nell'esaminare la realtà nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione settorializzata delle discipline? A. Storytelling, B. Circle Time, C.
Flipped Classroom di interdisciplinarietà. La risposta esatta è la D, interdisciplinarietà, perché è l'unica metodologia didattica che veramente supera la settorializzazione delle... Ciao Carmen. Carmenanzia, bellissimo nome, devo dire la verità. È un bellissimo nome, un bellissimo nickname. Direi di, ma non la consideravo una metodologia. Allora, riguardo a questo, devo dire la verità, sono abbastanza perplessa anch'io, ma questo non ci limita e cerchiamo che cosa è la interdisciplinarietà a scuola. Allora, da quello che trovo, interdisciplinarietà è una collaborazione sistematica e istituzionale tra discipline diverse che tende ad un sapere unitario più avanzato sulle cose. Visto che Mininterno da sempre e per sempre vedendo come vanno le cose. Ecco, io devo dire la verità, oh scusatemi, devo dire la verità, Carmenanzia, ho abbandonato il mood, ma è una gioia, perché mi sono scocciata, devo dire la verità. Io ero sempre mood, ma è una gioia, ma è una gioia. Mi sentivo sempre come quella persona a cui doveva succedere sempre qualcosa di catastrofico o sempre qualcosa di molto negativo. Quando ho cambiato mindset, quando ho cambiato completamente orientamento, quando ho iniziato ad augurarmi e ad augurare tante belle cose alle persone, mi sono resa conto di come effettivamente tutto sommato il mood, ma è una gioia, non mi appartiene più. Quindi mi sento molto molto fortunata. Mi sento molto molto fortunata da questo punto di vista. Allora, per quanto riguarda questa domanda, la risposta esatta è interdisciplinarietà. Perché le altre tre non andavano bene? Uno, storytelling. Che cos'è lo storytelling? Vediamo chi se lo ricorda. Lo storytelling a scuola. Allora, storytelling è praticamente è un metodo di apprendimento considerato inclusivo. Infatti, fa parte di una serie di strategie utilizzate per la narrazione da parte di tutti i componenti della classe. Quindi, è considerato una delle tecniche didattiche molto inclusive rispetto ad altre. È una metodologia che nasce nel 1993 ed è e si avvale della narrazione per mettere in luce eventi della realtà e spiegarli secondo una logica di senso, proprio in un contesto dove le emozioni trovano attraverso il racconto, io vi saluto tutti, la loro espressione. Quindi è un atto di narrare, anche se esistono quattro tipologie diverse di storytelling, che è quello multimediale, interattivo, multicanale e in tempo reale, che è quello attraverso i social network. Io vi ripeto quelli che sono i testi che sto utilizzando per la preparazione del concorso, che è questo, che è il testo delle DISES, e qui su questo testo le metodologie didattiche vengono spiegate, ve lo dico subito, vengono spiegate nella terza parte. Nella terza parte, in particolare lo storytelling, non è menzionato, davvero. O solo io non lo trovo?
Vediamo un attimo. Vediamo un po'. No, io qui non lo vedo. Però, per quanto riguarda le competenze didattico-metodologiche, esse vengono approfondite nel manuale DISES nella terza parte. Fatemi dare un'occhiata anche ad un altro testo che io ho trovato utile in passato. No, qui no. Ok. Vediamo che cosa ho trovato in rete. Per quanto riguarda quella che ho fatto una prima ricerca in rete circa lo storytelling, è una pagina di Feltrinelli Editori, però è molto scarna e onestamente non è, eccolo qua, non è completo, ma benvenuti a voi tutti, eccolo qua. Allora, c'è un sito che si chiama Metodologie didattiche, dove parla praticamente i metodi, metodologie didattiche a confronto, che io lo trovo un sito di forte ispirazione. Qui potrete trovare tantissimi suggerimenti per quanto riguarda le metodologie didattiche. Quindi, dalla precedente domanda abbiamo capito che tra le metodologie didattiche proposte dalla domanda, quella della interdisciplinarietà è la metodologia che supera in modo tradizionale la visione settorializzata delle discipline. C'è anche un articolo di Orizzonte Scuola riguardo all'interdisciplinarietà che adesso vi inoltro proprio qui. Su Instagram. Benvenuti a voi tutti che vi aggiungete e grazie per essere qui. Io vi ringrazio. E andiamo avanti. Allora, altra domanda. Vediamo se riesco a ecco qua. La prossima domanda è la seguente. Sono, vi ricordo, sempre su Mini Interno. Sono sempre su Mini Interno e sto rispondendo insieme a voi in modo completamente orizzontale perché siamo tutti sullo stesso piano. Le domande del simulatore di Mini Interno, delle domande? O quale link dovevo condividere? Il link delle domande? La questione è questa, che se vi condivido il link delle domande non vedrete la domanda, la mia stessa domanda. Questa cosa ci ho provato a farla con un'amica, se riuscivamo a vedere la stessa cosa, ma no, se condivido il link dovrebbe riportarvi alla pagina iniziale del simulatore di Mini Interno. Però Lorena, se ti riferisci a dove sono io adesso, Mini Interno, sezione concorso TER, straordinario TER. Ok? La domanda che sto per leggervi è la seguente. Tra le teorie e i modelli che indagano il fenomeno dell'esperienza lavorativa in età adolescenziale, è parere condiviso che l'adolescente, con il lavoro, acquisisca benefici riconducibili a quattro categorie, tra cui, e ora le leggiamo, prima di continuare ad andare avanti, vi pubblico
la domanda. Tra le teorie e i modelli che indagano il fenomeno dell'esperienza lavorativa in età adolescenziale, è parere condiviso che l'adolescente con il lavoro acquisisca benefici riconducibili a quattro categorie, tra cui A. Tra cui A. Perfezionare la capacità di interazione, ora, di interazione sociale. Ecco qua. Vediamo. A. Perfezionare la capacità di interazione sociale, assumere i ruoli sociali di produttore e consumatore, ma anche di cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri. B. Poter contribuire economicamente al sostentamento del proprio gruppo familiare. C. Poter far fronte. B. Poter contribuire economicamente al sostentamento del proprio gruppo familiare. C. Poter far fronte in maniera autonoma a bisogni secondari. D. Potersi concedere un maggior numero di attività ludico-ricreative svaghe acquisite a questi personaggi. Mi è da ridere, scusatemi. Ma che domanda è? No, vabbè. Ma che domanda è? Ma dai. Allora, ripetiamo di nuovo insieme la domanda. Tra le teorie e i modelli che indagano il fenomeno dell'esperienza lavorativa in età adolescenziale, è parere condiviso che l'adolescente con il lavoro acquisisca benefici riconducibili a quattro categorie, tra cui A. Perfezionare la capacità di interazione sociale e assumere i ruoli sociali di produttore e consumatore, ma anche di cittadino consapevole dei propri diritti e doveri. B. Poter contribuire economicamente al sostentamento del proprio gruppo familiare. C. Poter far fronte in maniera autonoma a bisogni secondari. D. Potersi concedere un maggior numero di attività ludico-ricreative svaghi acquisti personali. È ovvio, secondo me, che la risposta sia la A. È ovvio. Ecco, io mi arrabbio molto perché ci sono queste domande davvero così tanto stupide. E ovviamente viene riportato da Mini Interno come difficoltà oggettiva 0 su 10. Ovvio, perché è una questione di logica, non tanto di dover sapere. Anche se, vi posso dire la verità, che il momento in cui si analizza il rapporto o viene soprattutto a livello normativo e scolastico analizzato l'impatto dell'adolescente, l'apporto che il lavoro può essere che il lavoro può dare all'adolescente è con il PCTO. E su questo, ragazzi, il PCTO sono preparatissima, molto 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 preparata. Adesso si chiama PCTO, ma nasce con la buona scuola di Matteo Renzi come alternanza scuola-lavoro. Ed è il momento in cui, ovviamente, è il momento in cui la scuola non soltanto, però qual è la novità? Attenzione, perché l'alternanza scuola-lavoro e quindi diciamo quel momento formativo pratico nel mondo lavorativo è sempre stato svolto nelle scuole professionali, negli istituti professionali e negli istituti tecnici. La novità che è inserita dalla buona scuola è l'alternanza scuola-lavoro soprattutto nei licei. E ovviamente il calcolo diverso dal passato delle ore dedicate al mondo di formazione, nel momento di formazione nell'attività lavorativa. L'idea non è stata una brutta idea, purtroppo a mio avviso, l'alternanza scuola-lavoro prima, diventata prima alternanza scuola-lavoro, poi diventata, che succede? Ci sono rumori strani. L'alternanza scuola-lavoro prima, diventata poi PCTO successivamente, al sito della didattica te lo inoltro nuovamente, si chiama I metodi, metodologia didattica a confronto, ora linko nuovamente,
riguardo ai link, vi chiedo questo. Quando voi vedete la diretta, avete modo di reperirli? Io ve li inserisco qui all'interno della chat, ma voi avete modo poi di poterci cliccare sopra e rivederli? Lo potete fare oppure no? Questo me lo potete dire solo voi perché io non ci ho riprovato successivamente. Perché non ho avuto il tempo, ovviamente. Dicevamo dunque, il momento di formazione normatizzato con l'alternanza scuola-lavoro prima, diventato poi successivamente PCTO, tutto sommato come principio è molto molto importante. Io vi chiedo scusa, ci alziamo un attimo perché devo assolutamente aprire il balcone. Non so da voi, ma da me fa davvero molto molto fa davvero molto molto caldo. E si vocifera che sarà un ottobre molto 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 estivo. Peccato. Avrei voluto un po' di atmosfera autunnale. Dunque, torniamo a noi. Stiamo parlando dell'alternanza scuola-lavoro ed è normatizzata prima come alternanza scuola-lavoro nel 2015, ma poi successivamente cambiata in PCTO, P percorsi, competenze trasversali per l'orientamento. Katia mi ha inviato una richiesta di partecipazione, dimmi che se non è un errore, perché se non è un errore puoi salire davvero adesso. Senza difficoltà. Eccoci qua. Andiamo avanti. Oh, questa è una domanda di pedagogia e psicopedagogia. Una cosa che mi piace molto di Mininterno è il fatto che le domande proposte vengono. Cioè, il simulatore, quando è in modalità trainer, ci dice l'argomento, il grado di difficoltà, anche se secondo me il grado di difficoltà non dovrebbe essere proprio, non dovrebbe essere menzionato. Perché la difficoltà a volte potrebbe essere molto soggettiva. A volte ci sono delle domande così stupide per me, ma poi mettono difficoltà 5. Solo perché la so, ecco. Vediamo. Andiamo avanti. Eccola qua. Nell'ambito della creatività. No, stavo leggendo un'altra cosa. No, ho detto beh. Nell'ambito della creatività, l'ideatore della tecnica denominata concassage, credo che si pronunci così, sia. No, vediamo un po'. Nell'ambito della creatività, l'ideatore della tecnica denominata concassage è A. Michel Fustier, Piaget, Montessori e Pestalozzi. Sì, Fustier. Si pronuncia così? Ditemi di sì. Andiamocela a vedere questa tecnica denominata concassage. Ditemi che si pronuncia così, vi prego. Ditemi che è giusto la pronuncia. Ok, allora ci troviamo nell'ambito di che cosa? Del pensiero creativo e delle sue applicazioni. Finalmente, durante. Ah, ok. Grazie. Io mi guardate, non avete idea di come mi sento proprio con una forte ignoranza quando si tratta delle lingue parlate.
trovo che le lingue parlate, tutte le altre, tranne che l'italiano, per me siano difficilissime, non lo so perché. Allora entro sempre con estrema ansia nel momento in cui devo pronunciare quando devo pronunciare un nome straniero o una parola straniera. Stiamo parlando, quindi la domanda è la seguente: nell'ambito della creatività, l'ideatore della tecnica denominata con Cassage è Fustier, Piaget, Montessori o Pestalozzi? La risposta giusta, subito l'avete data, è stato Fustier, che credo, spero si pronunci così, correggetemi se sbaglio. E ci troviamo, ovviamente, stiamo parlando di che cosa? L'argomento è di pedagogia e di psicopedagogia e stiamo parlando della creatività e delle tecniche dello sviluppo. Stiamo parlando del pensiero creativo e anche, delle sue applicazioni. E che cos'è la creatività? La creatività è tutto ciò che ci consente di creare, di generare, di produrre. Mi viene in mente, per quanto riguarda la creatività, il libro di Witowski, Immaginazione e creatività nell'età infantile, dove scrive che per attività creativa intendiamo qualunque attività umana che produca qualcosa di nuovo. Mi viene in mente Moran nel 2000, il quale ci dice che la creatività è una competenza e una capacità necessaria ad affrontare le incertezze. Quali sono le tecniche per stimolare la creatività? Il brainstorming, ovviamente, che è stato ideato da Osborne nel 1953, il concassage, che è appunto una tecnica per lo sviluppo della creatività ideata da Michel Fustier. E il termine concassage è traducibile con scuotimento. Infatti, il problema viene analizzato scuotendolo con una lista di domande su vari elementi che lo compongono in maniera da analizzarlo sotto le prospettive divergenti e insolite. Poi abbiamo anche la sinettica, abbiamo i sei cappelli per pensare. Cosa vi viene in mente circa il concassage? Scusatemi, concassage. Vediamo un po'. Concassage. Vediamo un secondo come si pronuncia. Oh Gesù. Non dobbiamo. Guardate. Sono più le volte in cui riconosco di essere ignorante piuttosto che le volte in cui mi sentite di sapere qualcosa. Concassage. Scusatemi. Concassage. Vediamo un po'. Concassage. Vediamo un secondo come si pronuncia. Oh Gesù. Non dobbiamo. Guardate. Sono più le volte in cui riconosco di essere ignorante. Concassage, ok. Vediamo un po'. Quali possono essere i link che possono esserci d'aiuto? Benvenuti a voi che vi siete aggiunti adesso. Quali sono i link che possono esserci d'aiuto? Per lo studio di questa tecnica. Allora, vediamo un po' che cosa troviamo. Lo troviamo. Lo troviamo. A proposito, ho trovato tutte cose
che devo dire la verità, non è che sono molto utili, ma ho trovato un file PDF di domande a risposta multipla che risalgono a un bel po' di tanti anni fa e vediamo un po' perché sei così lento. Onestamente non mi sembra che ci sia molto su questo argomento. Dai risultati che trovo adesso mi sembrano, cioè sono sinceramente da analizzare. Perché non mi sembrano le fonti non mi sembrano molto autorevoli. Ovviamente è una prima occhiata, non posso essere sicura di quanto sto affermando, devo approfondire sicuramente. Però mi appunto, perché questo argomento potrebbe essere un argomento di un successivo post. Anche quello della prossima settimana. Ok, vediamo un attimo sul manuale di ISIS dove potrebbe essere questo argomento. Vediamo un po'. No, ve lo dirò. Ah, ok. E a pagina 360 del manuale, grazie Pina. 360 del manuale di ISIS, giusto? Ottimo. Ottimo. 360. Bene. Grazie, grazie, grazie mille, Bibbia. Ma Pina, detto tra me e te, no? E tra qualcuno che è con noi in diretta, ma a te piace questo testo? Riesci a studiare davvero tanto qui sopra? Perché io non ti nascondo, non mi basta. Io non ti nascondo, cioè quello che leggo qua. Non mi basta. Da tante cose per scontate. Ecco, bravo, sì, sono d'accordo. E questo modo di fare nostro a volte ci consente anche di capire, no? Dove trovare, dove non trovare le cose. Per questo la collaborazione è funzionale. Perché quello che può essere scontato per qualcuno, per me non lo è. E io non capisco niente di quello che c'è scritto. A volte, non mi nascondo, mi risulta più semplice studiare dai testi delle superiori, ecco, di scienze umane. Va bene, grazie Pina. Andiamo avanti con l'ultima nostra domanda perché fra poco chiudo. Ed è una domanda sempre di pedagogia e psicopedagogia. La difficoltà oggettiva è 2 su 10 ed è la seguente. Ausilia, io ho acquistato il Simone, come lo trovi? Ti piace, non ti piace? Lo faresti? Lo consiglieresti? Certo, non avendo vinto il concorso, nessuno può dire oggettivamente qual è meglio e qual è peggio, anche se una valutazione oggettiva dei manuali si può fare. Mi dispiace un po' il mercantificio e queste marchette continue e costanti circa i manuali che costano.
questo mi dispiace. Questo mi dispiace molto. È una cosa che poteva tranquillamente essere evitata. Allora, vi sto scrivendo la nostra ultima domanda insieme. Allora, è la seguente. È la seguente. Allora, come veniva comunemente chiamata la Maria Boschetti Alberti? Questo è facile, è molto facile. Ecco qua. Come veniva chiamata comunemente Maria Boschetti Alberti? A. L'orgoglio italiano ed europeo. B. La sapiente istruttrice. C. La prodigiosa conoscenza. Scusate, ma mi fa ridere. D. La maestra dalla penna rossa. È ovvio, no? Dai, è facile. Ciao a tutti. E chi è? Come chi è? No, dai, Pina, dai, Pina. No, Pina. Non mi dire così. Oh. No, non è là, mi spiace. Allora, ve lo dico io. Io ho avuto modo di studiarla non per il concorso, ma per altri motivi. Sempre grazie. Sempre grazie a questa attività che io faccio con il blog che mi permette molto di approfondire delle cose. Allora, Maria Boschetti Alberti nasce a Montevideo. La studierò domani, giuro. Allora, nasce nella fine dell'Ottocento. A Montevideo in Uruguay, dove i genitori erano andati in cerca di lavoro. A Montevideo Maria fa il suo primo incontro con la realtà della scuola. È un incontro che lascia il segno, infatti ricorderà in più punti delle sue opere. E la sua è una scuola, una sorta di una scuola innovativa, ma credo che sia presente anche sul manuale d'ISIS. E la risposta giusta alla domanda è quella di essere considerata la maestra dalla penna rossa. E allora, praticamente, che cosa succede? Maria Carolina, Maria Boschetti Alberti, nel momento in cui, dopo il 1883, rientra a Bedigliora, dove Maria frequenta le scuole elementari, passa poi alla magistrale all'Istituto di Santa Caterina di Locarno, da cui però uscirà con un ottimo risultato scolastico. Diventerà nel 94, 1894, maestra, poco più che quindicenne, quindi agli amici ripeteva spesso la burla giocata al dipartimento della trasposizione sull'attestato di battesimo alla nascita con il suo apparire ventenne, insomma. Salvo la diretta, sì. Salvo la diretta sul mio feed, è già presente come reperire le dirette. C'è proprio un post messo apposta su come reperire le dirette salvate.
stavo dicendo, insomma, nel momento in cui diventa maestra, inizia il suo insegnamento già nel 1895 in diverse zone e fu confermata maestra il 1 ottobre 1917. Stiamo parlando di Maria Boschetti Alberti e soprattutto Maria Boschetti Alberti viene considerata la maestra dalla penna rossa e vi spiego perché. Inizia come maestra, insomma, e nel 1916 si recò in Italia proprio per confrontare la sua preparazione di maestra, di soppesare l'esperienza acquisita per rispondere all'assillante problema dell'enorme diversità tra il bambino a scuola e il bambino nella vita quotidiana. Diventò una convinta montessoriana fino a un certo punto, ma poi nel 1917, che è un anno molto importante per la sua biografia, ha un periodo molto molto importante perché si occupa di rinnovare una scuola e nel 1925 inizia il suo insegnamento ad Agno, che si chiamerà la Scuola Serena di Agno. E nelle classi terza, quarta e quinta, per poi passare alla scuola maggiore, frequentata dai ragazzi e le ragazze dagli 11 anni ai 15 anni, quindi post elementare. Questa sua esperienza, io ho letto degli stralci della sua opera, Il dono di sé nell'educazione, che trovo meravigliosa, ebbe la sua pedagogia degli ottimi apprezzamenti da questa nuova pedagogia militante alla contemporanea, Lombardo Radice a Ferré, poi abbiamo tanti altri che giunsero per poter conoscere il metodo e lo spirito con cui la Boschetti Alberti sapeva vivificare due umili scuole di campagna. E qui si praticava una scuola attiva ideale, priva di pesantezza e di dottrinismi. Ovviamente sto parlando di che cosa? Di una branca dell'attivismo. La sua pedagogia, stiamo parlando di Maria Boschetti Alberti e la sua pedagogia è una pedagogia che anticipa molto i tempi in cui ella vive. Spesso si pone il problema dell'individualità, che non è mai individualismo. E nella Scuola Serena di Agno, che è una delle sue opere, spiega spiega che praticamente si riferisce ai colleghi e dice: ma ditemi, maestri cari, vado a memoria, quindi vi chiedo scusa per l'imprecisione. Ditemi, maestri cari, cioè se qualcuno dei vostri allievi deve imparare nelle stesse condizioni, io sono veramente d'accordo con voi, però dovete riconoscere il fatto che risulti assurdo, contro natura e anche inumano che ciascuno dei vostri alunni debba imparare tutti allo stesso modo. Quindi tutti devono imparare tutto, ma che sia, ciao Francesca Bella, ma che tutti debbano imparare allo stesso modo, questo è aberrante, è inumano. E io lo trovo molto molto importante, un atteggiamento del genere che chiude perfettamente la diretta che noi abbiamo fatto oggi, che io onestamente vi consiglio di approfondire. Io davvero vi consiglio di approfondire, perché è una persona molto molto, come dire, è una personalità molto molto affascinante. Quindi scuola attiva, più personalizzazione, più individualizzazione. Esatto. Perché volevo solo aggiungere questo e poi stacchiamo.
Il perché viene considerata Maria Boschetti Alberti come la maestra dalla penna rossa? Perché è una definizione derivante dalla sua grande passione di essere educatrice. Quindi, pur non avendo una vera e propria pedagogista, pur non essendo ella stessa una vera e propria pedagogista, incarnava tutti i caratteri che ogni buon educatore deve possedere. Era anche, diciamo che rappresentava perfettamente, la maestrina dalla penna rossa che De Amicis ha esaltato in una delle pagine più belle del suo capolavoro. L'esigenza educativa che Maria Boschetti Alberti incarnava è una scuola serena come un vero e proprio tentativo di scuola nuova all'interno della scuola comune, fondata sui principi della libertà, dell'ordine, dell'autoeducazione, del rispetto dell'individualità dell'allievo. E veniva definita e una cosa che mi ha colpito molto, e davvero poi chiudo, una cosa che mi ha colpito molto di questa maestra è che la libertà di tempo descritta dalla Boschetti è un diritto sacrosanto del fanciullo, perché consente di evitare nell'allievo bruschi cambiamenti di direzione di interesse, lasciandolo rimanere concentrato su un argomento fino a che il proprio interesse non si sia esaurito. Ed è, a mio avviso, un atteggiamento utile. Vediamo se troviamo qualcosa. Molto bella come viene tratteggiata nell'Enciclopedia delle Donne. Ora vi mando il link. Se avete tempo e modo, guardate la vita di Maria Alberti Boschetti, perché è una di quelle donne che nel momento in cui viene conosciuta, nel momento in cui viene conosciuta, vi può dare, può piacere come non può piacere, attenzione, può piacere come non può piacere, ma è una persona che secondo me va conosciuta. Allora, stavo vedendo quello che c'è un po' in giro, mi rendo conto che non c'è molto, e la cosa mi dispiace molto, però può esservi d'aiuto credo che anche questo scriverò in qualche posto, se la cosa vi interessa. Vediamo un po'. Poi sapete bene come funziona. I post che sono presenti sul blog mi dicono che funzionano così. Io vi scrivo in linee generali quello che è l'argomento, ma cosa intendo fare? Farvi approfondire quell'argomento e quindi vi inoltro tutti i link che possono esservi d'aiuto per la conoscenza di quell'argomento. Qual è il mio compito? Beh, dottore di ricerca, stabilire se le fonti sono più o meno corrette e soprattutto se sono affidabili e scientificamente comprovate. Questo è quello che faccio. Quindi diciamo che se ve lo consiglia, mi dicono che è perché è giusto e non tanto per presunzione. Va bene, io vi ringrazio. Siamo comunque ad un'ottima percentuale perché abbiamo risposto a 4 domande. Io ne avevo immaginate 5, ma non ci possiamo lamentare. Io vi ringrazio, ecco, sentite già meraviglia in sottofondo.
Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero che dirette del genere siano d'aiuto. E se mi dite che anche in modo estemporaneo e non per forza programmato possono esservi davvero utili, le facciamo. Posso farne più di una. Aspetto che mi scrivete come poter migliorare, come poter inserire o non inserire qualcosa, che cosa fare di più, cosa fare di meno. Insomma, aspetto tutti i vostri suggerimenti. Io vi ringrazio grandemente per la vostra attenzione, vi auguro buon proseguimento, vi abbraccio forte, grazie ancora. Arrivederci e tantissime belle cose a voi.